Blocco delle auto a Roma anche oggi, 2 dicembre, dopo ieri, 1 dicembre, oggi si bloccano le macchine con la targa pari, cioè la mia praticamente, che sfortuna che dovevo andare a Roma. E fascia verde, che praticamente è la fascia un po' più interna al raccordo anulare di Roma. Orari dunque, gli orari dovrebbero essere come ieri, dalle 9 alle 13. E dalle 16 alle 21, quindi se oggi 2 dicembre, venerdì, hai la macchina con la targa il cui numero finisce con la lettera con il numero pari o lo 0, dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 21 non puoi andare nella zona verde di Roma. Vai a vedere la mappa sui siti ufficiali o anche meno ufficiali se non hai almeno un'auto con la barnetta catalitica Euro 5, giusto? Credo di sì. Il provvedimento quindi prevede il divieto di circolazione, la fascia verde, esentati appunto gli Euro 5 e i motocicli Euro 3. I veicoli a GPL, cioè a metano, a gas, elettrici e ibridi, e chi ce l'ha? Ad acqua o a spinta, quelle biciclette praticamente, possono circolare. Oltre ai veicoli di emergenza, pronto intervento, soccorso, mezzi pubblici, auto con contrassegno e disabili. Quindi i disabili possono comunque circolare. Oggi è anche una brutta giornata a Roma, un po' piovosa ed è anche venerdì. Quindi, insomma, si prevede un po' di disagi come anche nei giorni scorsi. Molti qui, amici miei, e non solo, si parla, si vocifera, ma che servono questi blocchi? Servono, non servono? Boh, lo fanno per vendere le auto nuove, lo fanno per fare le multe, lo fanno, non serve a niente, chissà. Fatto sta che comunque erano degli anni che non venivano fatti e adesso si ricomincia perché comunque sembra che i livelli di CO2, di inquinamento, siano altissimi. Addirittura i vigili urbani chiedono la mascherina, chiedono dei provvedimenti in loro difesa e dei loro polmoni, ne hanno diritto ovviamente se i livelli sono alti, e questa qui è la situazione. Quindi oggi a Roma le targhe pari, per farla breve, non circolano in quegli orari. Ciao.